Al Romeo Menti c'è aria di festa, la Juve Stabia può avvicinarsi alla promozione in Serie B sulle note dell'italiano di Toto Cutugno. Il Menti è uno spettacolo, la sfida al Messina può regalare alle Vespe tre punti che avvicinerebbero di gran lunga la formazione di Guido Pagliuca alla Serie B. Occhio però al Messina che vuole consolidare la propria posizione in ottica salvezza, ma soprattutto cercare la posizione per i playoff. La Juve Stabia, Mosti controlla e spara sul fondo, prima chance della partita per la Juve Stabia. Poi Romeo prova ad accendersi il numero 7, Romeo va per vie centrali, ancora da Mosti, pallone di ritorno per Romeo, arriva però Fumagalli in uscita e ferma l'ex giocatore della Fermana. Attacca la Juve Stabia, minuto numero 35, Andreoni al cross per Romeo! Romeo, il gol dell'1-0 della Juve Stabia al minuto 35, quarto in campionato per l'ex giocatore della Fermana che rompe la marcatura di Rosafio e di testa fulmina Fumagalli. Che poi ha altra chance con Mignanelli che controlla questo pallone, arriva sul fondo, cross che parte, Adorante entra in area di rigore, la palla che resta lì per Candellone che segna il gol del 2-0, minuto 40, decimo in campionato per Leonardo Candellone che qui è bravo a raccogliere il pallone lasciato vagante da Dumbravano e fa 2-0 per le Vespe. Poi nel finale di primo tempo si accende ancora Romeo, va da Mosti, scava questo pallone per Adorante che lo aspetta e calcia! Adorante, l'ex della gara, fa 3-0, il Menti impazzisce per il gol numero 11 in questo campionato, in questo 2024 di Andrea Adorante che lo aspetta e lo calcia con il destro, lo incrocia in porta per il gol del 3-0. Che chiude il primo tempo allo stadio Menti. Secondo che si apre ancora con Adorante che prova a calciare, a scavare con Fumagalli in uscita, non riesce però il gol del 4-0. Mignanelli, cross che parte, Fumagalli non benissimo, la palla che resta per Andrea Adorante. Gol numero 12, stavolta non esulta perché a Messina ci ha giocato, gol del 4-0 che sigilla, mette la cera all'acca su questa partita col Messina che cade per la quarta volta. Giunta col pallone per Zunno, tiro cross per Luciani che arriva sul secondo palo, tocca in porta, il gol dell'1-4, il Messina segna alla Juve Stabia, il quarto gol subito dalle Vespe per Luciani, si tratta invece del terzo personale in questo campionato. Per Adorante,
distante con il petto per Candellone. Arriva Fumagalli con una grande parata in uscita, poi si lamenta con i suoi compagni. Il Messina ha questa chance nel finale, Scafetta calcia con il collo esterno, poi arriva Zunno, Bachini si immola e dice di no alla conclusione di Marco Zunno. Ancora la Juve sabbia, Dorante cerca la tripletta, Fumagalli schiaffeggia il pallone in calcio d'angolo. Caldera dice che la partita è finita 4-1 della Juve Stabia, che per festeggiare il ritorno in Serie B basterà ottenere un punto a Benevento.